Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Oggi faremo insieme dei biscotti a forma di cartoccio con una pasta frolla ed una crema senza glutine e senza lattosio. Davvero strepitosi! Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e supportarmi e se vi fa ancora più piacere condividete le mie video ricette con i vostri amici. Intanto adesso andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono e prepariamoli insieme. Iniziamo preparando la crema. Ci serviranno due tuorli a temperatura ambiente, 100 g di zucchero semolato e lavoriamoli in questo modo con un cucchiaio. E un po' per volta aggiungiamo 50 g di amido di mais. In un pentolino versiamo 350 ml di acqua, aggiungiamo il composto che abbiamo preparato precedentemente una bustina di vanillina e la scorza grattugiata di un piccolo limone. A fiamma media iniziamo a mescolare finché la crema si addensi, ci vorranno pochissimi minuti. Versiamo la crema in un piatto o comunque in una ciotola, copriamo con la pellicola a contatto e facciamo intiepidire, dopodiché la riponiamo in frigo fino a completo raffreddamento. Nel frattempo prepariamo la frolla, ci servirà un uovo intero a temperatura ambiente, 40 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone e lavorando con le fruste elettriche aggiungiamo 50 ml di olio di semi di girasole. Continuiamo a lavorare finché otterremo un composto chiaro e spumoso. Adesso utilizzeremo la farina di riso che si trova facilmente nei supermercati e quindi setacciamo 180 g di farina di riso con un cucchiaino scarso di lievito per dolci. Inizialmente lavoriamo con un cucchiaio in modo che la farina assorba le parti liquide per poi continuare ad impastare con le mani, ottenendo così un impasto liscio e morbido. Pesiamo 70 g circa di frolla e con le mani leggermente unte formiamo un cordoncino con una lunghezza di circa 50 cm o poco più. Lavoriamo il cordoncino con molta delicatezza perché la frolla senza glutine, a differenza della comune frolla, è meno elastica, quindi non abbiate fretta. Per evitare che il cordoncino si possa spezzare, facciamo rotolare il cilindro sopra con molta delicatezza. Chiudiamo le eventuali crepe e sistemiamo su carta forno. Con le dosi che vi ho dato per la frolla otterremo 4 biscotti a forma di cartoccio e quindi forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti o fino ad una leggera doratura. Terminata la cottura facciamo freddare completamente e quando saranno ben freddati, anche in questo caso con molta delicatezza, estraiamo il cilindro. Prendiamo la crema che ormai è ben fredda, mescoliamo e la versiamo all'interno di una sacca poche. Non ci resta che farcire i nostri cartocci di frolla senza glutine.
Avanzerà un po' di crema, quindi eventualmente potete raddoppiare le dosi della frolla. Una spolverata di zucchero a velo e i nostri cartocci di frolla sono pronti per essere gustati. Questa frolla senza glutine è davvero perfetta, dovete assolutamente provare. Bene cari amici, io nel frattempo mi mangio il mio cartoccio di frolla, vi ringrazio per la visione di questo video e come sempre ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!